giornalismo mi ha scritto un importante. Ha perfettamente ragione. Vittorio da Roma, Vittorio da Roma. Sì, ma perché dice chiaramente che senso dell'erotismo, è chiaro, il cornetto, la brioche alla crema è un po' erotica, la brioche normale fa schifo, cioè un'altra bravissima giornalista, sì, che si occupa di cose operai, internazionali, non ti scrivono mai gli operai, gli autisti, la gente normale, gli operai, comunque mi scrive gli autotrasportatori, niente, non lo so, questa bravissima giornalista internazionale, fate schifo, mi ha scritto David, croissant è quello super burroso francese, prendi il cornetto che è più asciutto. Ma no, è uguale, prendo, che cara, cazzo dice pure quest'altra, è uguale, è la traduzione francese. Ma sì, vabbè, cioè, avrà più burro, è uguale, Vittorio da Roma, ma perché mi hai costretto a parlare di queste minchiate di cui non voglio parlare, di radio Luciani, hai rotto il cazzo. Dimmi, rotto il cazzo. Ma è lui che mi costringe a parlare di queste puttanate che si sentono in altre radio, i cornetti, i croissant, queste stronzate su cui parlano per 10 minuti di queste puttanate, dai, su. Vabbè, ma c'ha ragione, dai, perché comunque Parenzo c'ha la sua mentalità, va benissimo, è giusta così. Dimmi, ma comunque, mentalità, devo solo che faccio colazione della mattina, che mentalità dimmi, scusa. Vabbè, è giusto, dai. Cioè, tu devi denigrare i poveri, è giusto così, va benissimo, è giustissimo. Ma cioè, mai ho denigrato un povero, io vado a vedere. Cioè, chi mangia i cornetti normali o un povero, cioè, ovviamente prenderà il reddito, farà qualche cosa di merda. Ma tutti mangiano poveri, tutti. Comunque, dimmi, Vittorio, dimmi, che c'è? Senti, Cruciani, io ho deciso di fare due battaglie. La prima è che voglio sostituire tutti i camionisti con gli immigrati clandestini, perché tanto loro sono più utili alla società rispetto ai camionisti. Ma no, questo veramente non si può dire, dai, sicuro, su Vittorio. Guarda, se tu stai insistendo, qualcuno mi scrive pure inculare loro mogli. No, non diciamo cazzate sulle mogli dei camionisti, dai. Tu stai denigrando di continuo la categoria dei camionisti, che è una categoria. È una categoria di merda. No, è una categoria di gente che si denigra così la mattina. Sono un branco di analfabeti funzionali pseudofascisti che devono soltanto andarci a schiantare, neanche riescono a farlo in solitudine. Vergognati per questa cosa, basta per questa. Ogni volta mettono in mezzo qualche povero innocente. Ma smettila, la devi finire con questa roba qua, la devi finire. Ma non ci penso nemmeno. La devi finire. Io voglio sostituirli. Loro ovviamente non gli lascio un lavoro, possono andare a sperimentare tutti i prodotti. Facciamo diventare delle case umane. Senti Vittorio, ma hai rotto i coglioni. Sei uno di quelli che andrebbe rieducato da questo punto di vista. Io ti farò la rieducazione del camionista, perché i camionisti che mi accusano di ospitare i tuoi interventi, questo è il punto. Sei arrivato a farmi odiare dai camionisti, dai. Ma i camionisti, guarda, ma si odiano da soli, fanno schifo alla società. Cerca ma fai schifo tu, 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 tu fai schifo, tu fai schifo, tu fai schifo. Fermo, aspetta, io lo sapevo. King? The King? Ci sono, buonasera. Ma hai sentito Vittorio? Sì, hai sentito, è ricicciato di nuovo. The King. È un coglione. Vittorio è un coglione. Sì. The King. Questo è The King. The King. Il King del buco del culo, come al solito. Il grande King del buco del culo. Ma senti, il tuo buco del culo ancora devi prenderlo prima o poi. Ti prenderemo e ti aggiusteremo noi. Giusto, The King. Adesso minacce, solite cose. Elogio del fascismo, andiamo avanti. Forza, solite cose. Fermo, ma King, che sei? Sei ubriaco, King, no? Che c'è la voce impastata, no, che c'hai? No. Che c'hai? Stavi dormendo, che c'hai? Sì, bravo. Stava facendo la pausa questo qua. Vittorio, hai visto? Stava facendo la pausa, giustamente perché lavora, perché The King lavora. Ma che lavori? Tu sei una scimmia di merda, ma perché scimmia? Giù un attimo, Vittorio. Ma smetti di dare la scimmia. Stanotte, Vittorio, che sei un coglione, Vittorio, ma ancora insisti. Sì, ma sei impastato, non combatti The King, non sei sul pezzo come Vittorio. Vittorio ti sovrasta adesso, non ti voglio lasciare da solo. Fermi tutti. Prima che le ossa mi diano problemi. Sono appena entrato nel bagno di un autogrill. C'erano due camionisti, di cui uno un panzone schifoso, avrà pesato almeno 100 kg, a petto nudo, che si stava lavando le ascelle e si faceva la barba, e un altro che aveva un asciugamano sul collo tutto sudato, uno schifo tremendo, che si stava radendo i peli con un rasoio elettrico. I camionisti fanno schifo. Cazzo di camionisti, porca di quella puttana, sulla 1 due corsie e sorpassano ovunque, hanno rotto il cazzo sti teste di cazzo. C'era uno con scritto dietro lo stallone sexy,
Ma quale cazzo di scimmia va a giro con camion con dietro scritto lo stallone sexy? Ma vaffanculo, state a destra, porco cane. Allora, io vorrei subito interpellare The King, se si è ripreso dalla sua, dal suo riposino. Ma che sei un coglione, Cruciani, cioè, ma, sì. Ma ne, di che cosa parliamo? Con chi parliamo? Ma questa è gente che non capisce che in realtà... Questo non lavora, questo non sa. No. È normale che se ci facciamo la doccia in autogrill e ci laviamo sotto le ascelle. Vabbè, questo però, scusami, non è, che uno, non è che uno. Vabbè, però va nel bagno vuole degli autogrill e si denuda, davanti al coso depilandosi con le cose. Questo oggettivamente non lo dovresti fare. Uno dovrebbe... Ma non penso che qualcuno si... Sicuramente davanti alla sua cabina del camion, no, ma no in quella maniera. Dove siamo? Siamo alle 4 di mattina. Giustamente, e dove vanno questi qua? Dove vanno a depilarsi? Beh, capito, dove vanno a pulirsi? Strada, ma che roba, capito, è, mica ma è, che deve fare The King pure? Ma mica è una spa, cioè, ma già uno che si chiama The King, io non riesco, questo non riesco veramente a capire. Con tutto ma il rispetto, Parenzo, uno, convince, si... Parenzo, ma pure tu mo... Cioè, no, ti prendi, ma voglio la dire, di dottor King, no, di noi. Ma direttore King, io non ho nessuna idea. Dottor King, no, no, è arrivato a 2 euro al litro. Ma questo, questo in continuazione. Ma, stiamo, ma il governo metterà il tetto adesso. Grazie a Draghi, si andrà in Europa ma a trattare il Consiglio europeo. Parli, per mettere parli a il tetto, che è Mussolini, c'entra De King. Comunque, direttore King, direttore King, giusto King, lei è Mussoliniano. Ma vaffanculo, ma che cazzo stai dicendo? Lei è Mussoliniano. King, no, lei è mussoliniano? Scusi, direttore ma King, io non scusi sono per nessuno perché la politica fa schifo, però in generale, Cruciani, lei è mussoliniano, ma parliamo no, però lei è un po' sì, forse ci vorrebbe di nuovo, dai. Ci vorrebbe, certo. Scusi, direttore The King, io capisco. Dica, Parenzo, dica. Ma, no, direttore, ma la cosa che voglio capire, le ho appena detto che si andrà il 23 e il 24 sì in Europa al Consiglio sì europeo, dove Draghi, grazie a una mediazione sì importante con Scholz, sì, col presidente tedesco, e forse si arriva tutti a una... i soldi, gli stipendi sono no, sempre gli per stessi, mettere un tetto, mettere un tetto al costo frega del gas. Ma il tetto te lo metterei mettere... a te a Vittorio, su una gabbia, ma lei le interesserà, in signor King, però, direttore King, a lei interessa? Questa è la distanza tra l'elite, Parenzo, ma Draghi non è e il popolo, la gente normale. Quando metteranno non il tetto al prezzo tetto del gas, non ma lo capirà, capito, lo capirà. King, non lo quando metterà il tetto, quando il tetto sarà finito, ti metteremo dentro a te, a Vittorio e Draghi insieme. Ogni tanto mettiamo a Draghi e lo facciamo uscire. Forse, entrare. Forse, direttore, forse, dicendo, direttore, forse le è sfuggito un dettaglio. Le sto dicendo che grazie al tetto sul gas probabilmente lei pagherà meno quel gas cazzo di carburante per riempire quel mostro. Comunque, che il tuo disprezzo nei confronti del proletariato, che è impersonato in questo caso, impersonificato anzi dal signor De King, ma guarda che non è così, perché nella prima repubblica il Partito Comunista Italiano mandava in Parlamento braccianti, sì, classi però quelle classi subalterne lì studiavano, sì, studiavano, mi sembra, capito? Un po' dormiente, lei sta dormendo un po', De King. Vittorio? No, ma che storia. Questo qui ha palesemente fatto un incontro con qualche trans del invece a lui, qualche incontro sicuramente. Insieme a tua mamma, Vittorio. Non mettiamo in mezzo le madri. Lui capisce soltanto Rutti e Scuregge. Tu se parli Rutti e Scuregge lui può capire. Se tu cerchi di parlare di economia di Draghi, Vittorio, senti nella mia cabina, nemmeno a casa tua è pulita come la mia cabina. Così riesci a parlare con qualche interlocutore tuo. Se poi ti metto qualche scimmia, brutto gibbone, tu sei un gibbone. Spirito umano, sei uno scorreggio umano, Vittorio. Scorreggio umano, mi senti qua. Spirito. Guarda, però ma scusami, posso dire. Quanto è stato oggi? No, però Vittorio, gli attacchi di Vittorio sono sconsiderati. Io adesso ho la tentazione di cassarlo per sempre. Sì, cioè, Vittorio, no, che vanno, perché, bravo, no, perché la tentazione in questo grande Elsa Poppin, questo grande guazzabuglio, Parenzo, questo grande mondo che è la Zanzara. Non sa cos'è Elsa Poppin. No, sì, la tentazione è quella di cassare Vittorio per sempre, perché io sto ricevendo moltissime, e qui mi rivolgo a The King, moltissime telefonate. Lo faranno male, prima o poi lo faranno male Cruciani, te no, lo porterei no sulla coscienza. Questo no, questo moltissime, no, questo nessuno tocchi Vittorio, però se continua a dire che i camionisti si devono schiantare, dunque augura la morte dei camionisti e dice cazzate ancora su madri, eccetera, transessuali e cose di questo tipo, Vittorio va cassato da questa trasmissione. Molti tuoi colleghi, The King, qui apriamo i microfoni anche con Vittorio, molti colleghi cosa stanno facendo? Mi stanno dicendo tu istighi Vittorio, tu stai istigando,
Orlando Vittorio. Sì. Dunque, istigazione alla violenza nei confronti dei camionisti. Questa è una cazzata. Cioè, questi fanno talmente tanto schifo che si istigano da soli. Ma se loro fanno schifo, non è colpa mia. Ancora, se loro sono l'unica razza di scimmie che non fanno parte della famiglia dei mammiferi, ma quella degli anfibi. Voi siete degli anfibi, non siete soltanto delle scimmie. Ma perché? Ma è gente che regge. Come ti reputi, Vittorio? Ma è gente che regge l'economia italiana, gente che ha sulle spalle l'economia italiana. Loro devono ringraziare le persone che producono, perché sennò loro non hanno competenze neanche per fare, essere sperimentati. Cioè, se tu li metti dentro un laboratorio a testarli tutti i prodotti, loro... Ma poi che cosa hai contro quelli che prendono il reddito di cittadinanza? Spiegami, che cosa hai contro quelli che prendono il reddito? Mi fanno schifo al cazzo, mi fanno schifo. Cioè, guarda, quelli che prendono il reddito, io penso tanto che loro dovrebbero essere rieducati con l'elettroshock. Questo mi sembra veramente una follia. Ma sei un coglione, oddio, ha chiamato pure Tony da Milano. Avanti, Tony, che vuoi dire a Vittorio? Calma, Tony, che vuoi dire a Vittorio? Che vuoi dire a Vittorio? Dimmi, che vuoi dire a Vittorio? Tu sei un poveretto, mi fai schifo al cazzo. Ma tu sei un coglione, ma vai a fare il culo. Ma che cazzo vuoi, coglione? Sei un miserabile, te la prendi con gente che non sopravvive neanche. Prende un'altra curvatura. L'elettroshock, che fai? Cioè, che c'è? Ma tu devi finire nel gulag siberiano. Tu non hai mai lavorato, coglione. Non hai mai lavorato. Non hai mai lavorato. Calma. Cretino. Scusami. Allora, ascoltami, Vittorio. Porta rispetto ai camionisti. E infatti volevo salutare The King, che nonostante siamo molto grande, distanti politicamente. Bella King, grande. Siamo braccia aperte del comitato. Questo è proletariato. Dobbiamo allenare per investire a sti liberali di merda. Scusami, Tony. Vittorio, come lo consideri? Vittorio è... Ma Vittorio lo considero un pezzo di merda. No, ma a parte gli scherzi, ragazzi. Ma prendersela con chi prende il reddito di cittadinanza è una persona di merda. Intimi bastardi, e tu non hai mai lavorato in vita tua, Vittorio. Beh, questo, perché se no non diresti così. E tu sei un emerito di merda che va a fare su questo anche tu, Cruciani. Tu c'è un palese ritardo mentale, Vittorio. Tony, tu hai un palese ritardo mentale, perché tu non puoi fare a fare in culo, pezzo di merda, ma non ha affrontato uno, coglione, ma studia. Allora, mi sembra abbastanza evidente, che qui c'è una diatriba che coinvolge Vittorio da Roma, fortemente anticamionista, The King contro Vittorio, e Tony da Milano, che è, diciamo, l'anello di congiunzione politico, si potrebbe dire, come si diceva una volta, gli intellettuali di riferimento di The King un po' addormentato oggi, forse perché viene ad un turno notturno. The King, voglio sentire la tua voce. The King, ci sei? Sì, ma l'abbiamo spaccato. Io e Tony l'abbiamo spaccato. Vittorio, cosa avete spaccato? Ti porterò il nocciolino, ti porterò. The King, tu ti sei fatto spaccare il culo. Non è vero, ma perché? Il culo te l'abbiamo spaccato a te, io e Tony. Ciao, Vittorio. Ciao, ragazzi, a presto. Mi raccomando. Ciao, parente di merda. Ciao. Vabbè. No, vabbè, niente, uno spettacolo indecoroso proprio, una roba pazzesca. La realtà, è la realtà. Vittorio da Roma, realtà? Che se la piglia con i camionisti, un camionista che si è appena svegliato dal suo turno, appoggiato dall'anarco-stalinista Tony da Milano. Cosa c'è di più reale di tutto questo? È la realtà, il mondo vero, non l'elite Draghi che vuole mettere il tetto al gas, ma che cazzo ce ne frega, dai, forza, Roberto da Foggia, avanti. Mamma mia. Dimmi Roberto, che c'è? Allora, Cruciani, tu mi devi spiegare. Niente, questo chiama da Foggia, infatti non si sente un cazzo. E infatti, puntualmente, chiama da Foggia, infatti non si sente una sega. Chi sta?